Contro il Verona l'Ascoli doveva vincere e in effetti ha vinto, tornando al successo dopo un lungo periodo. Risultato sbloccato già al sesto minuto con preciso colpo di testa di Zandoli su millimetrica punizione di Gola. Gol iniziale di vantaggio molto prezioso, tanto che opportunamente l'Ascoli ha subito assunto un assetto più prudente, lasciando che i veronesi si producessero in un accenno di forcing comunque scarsamente produttivo. Solo un tiro di sirena ha destato qualche allarme, ma Grassi ha ben parato. Anche nella ripresa i veneti di Vercareggi hanno tentato con molta buona volontà di raddrizzare le sorti dell'incontro, ma l'Ascoli ha sempre controllato con sufficiente autorità. Il colpo di testa di Mascetti con altro buon intervento di Grassi. Molto pericolose le azioni di rimessa dei marchigiani, propiziate dal gran lavoro di Silva. In questo caso il tiro è di Morello e sulla ribattuta di Ginulfi la conclusione a lato di Gola, anch'egli molto attivo. L'Ascoli ha messo definitivamente al sicuro il risultato alla mezz'ora della ripresa. Sul tiro respinto di Salvori si è accesa una mischia che Zandoli ha risolto segnando la seconda rete. Un 2-0 che ridà ossigeno e morale all'Ascoli. Nell'azione del secondo gol si è infortunato Ginulfi sostituito da Porrino.